Ciao a tutti ragazzi, la fine dell'inverno purtroppo è abbastanza lontana, abbiamo ancora temperature basse e strade viscide se non ghiacciate che non invitano certo a stare molto in giro in moto, però l'aspetto positivo è che la stagione delle prove è finalmente ricominciata. Per la prima di quest'anno voglio parlarvi di un prodotto che ogni buon macina chilometri degno di questo nome deve avere, e cioè lo stivale. Come sapete ne esistono di vari tipi, quello di cui vi voglio parlare oggi si chiama Baia ed è prodotto dalla TCX, un'azienda italiana specializzata proprio in questo settore, e questo modello diciamo che rappresenta il top della loro gamma Touring Adventure. Come si intuisce dal nome, l'ispirazione è arrivata dal famoso rally messicano. Infatti questo stivale non è destinato solo a chi mette le ruote sull'asfalto, ma anche e soprattutto a coloro a cui piace sporcarle con un po' di terra. E per rendere possibile tutto questo hanno puntato su quattro caratteristiche fondamentali: il comfort, l'affidabilità, la leggerezza e la versatilità. Prima di vedere le caratteristiche tecniche voglio parlarvi del procedimento di costruzione del Baia. È un sistema che si chiama CFS, Comfort Fit System, una tecnica quasi completamente manuale che prevede l'assemblaggio dello stivale su una forma che replica fedelmente l'anatomia del piede. La realizzazione di questa forma è basata su uno studio e su uno sviluppo continuo e meticoloso che è focalizzato su quattro aree del piede: il tallone, la punta, il collo e l'arco plantare. Da questa forma standard poi ne nascono di diverse che si differenziano a seconda della destinazione d'uso dello stivale. Ciò che distingue questa dalle altre è una struttura più morbida e avvolgente che offre il massimo comfort sulle lunghe percorrenze, e anche la costruzione della suola non è lasciata al caso ma vanta una mescola speciale che ha un'alta resistenza all'usura. La tomaia del Baia è realizzata in pelle pieno fiore con un soffietto imbottito sul davanti e con un collarino elasticizzato nella parte superiore. Il sistema di chiusura è composto da tre leve ergonomiche in alluminio regolabili e intercambiabili. La leva più in basso inoltre rispetto alle altre ha anche una protezione in poliuretano, un materiale molto resistente. Per quanto riguarda le protezioni, che sono certificate CE, abbiamo quelle su punta, tallone, tibia e malleoli. Queste ultime due, così come quella della leva di chiusura, sono realizzate in poliuretano. Nella parte esterna troviamo due protezioni in pelle, una a rinforzare la zona del cambio e un'altra che è scamosciata in quella del polpaggio. Questo serve ad isolarlo dal calore del motore e ad aumentare la presa sul telaio nella guida in piedi. La suola ha un disegno che presenta diverse aree di grip con dei microfori che migliorano l'aderenza, la rulata e la stabilità. Ovviamente, essendo uno stivale Touring Adventure, il Baia è completamente impermeabile ed è disponibile in due versioni, in Gore-Tex o con membrana waterproof. Dopo averlo provato ripetutamente nelle ultime settimane posso tranquillamente affermare che il Baia è davvero un gran stivale. La prima qualità che si apprezza è il comfort, perché ha una calzata avvolgente e morbida che ti fa sentire il piede coccolato, e riesce inoltre anche a smorzare le vibrazioni di un mono, il che non guasta mai. In questo periodo sono riuscito a provarlo anche con temperature vicine allo zero e non ho avuto problemi di tenuta termica. Forse saranno più problematiche le temperature estive, però in questi giorni mi hanno aiutato tanto a non congelarmi i piedi, e grazie poi a tutte le loro protezioni mi hanno anche trasmesso un'ottima sensazione di sicurezza. Nonostante sia uno stivale alto, si riesce comunque a mantenere una buona libertà di movimento in sella grazie alla parte anteriore a soffietto e ad un peso di 970 grammi a stivale. La suola ha uno spessore di 3,5 cm nel punto più massiccio, e questo è un bel aiuto per chi, come sottoscritto, non svetta in altezza, soprattutto considerando anche le misure delle maxi enduro di oggi, che non scherzano mica. Il comfort giù dalla sella quando si deve camminare è buono, non è ai livelli di una scarpa tecnica ma comunque decisamente migliore rispetto ad uno stivale racing. Ragazzi, anche questa prova è finita, io spero che vi sia piaciuta e soprattutto che vi sia utile. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto, così non vi perderete tutti i video di quest'anno, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti. Thank you.